Visita del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso l'Istituto di Pena di Sulmona per un sopralluogo e la verifica delle condizioni della pianta organica. Carenza di personale, rivisitazione strutturale del carcere, maggiori investimenti nel campo sanitario e apertura del nuovo padiglione. Queste le problematiche affrontate questa mattina nell'istituto penitenziario sulmonese. Sulmona rientra in un circuito di visite che, malgrado la pandemia, il capo dipartimento col suo staff sto facendo per constatare di persona quelle che possono essere le criticità, ma non soltanto, ma anche gli aspetti positivi. E devo dire che in questo istituto aspetti positivi ne ho visto, dalla voce e dalle stesse parole dei ristretti, alcuni dei quali hanno detto che qua si sta molto meglio che in altri istituti, ma non sono qua per dire solo questo. Dico che le criticità ci sono, riguardano strutture e riguardano personale. A maggior ragione per il fatto che è prossima l'apertura di un padiglione di 200 posti, sono già iniziati i collaudi e su questo c'è la necessità improcrastinabile di pianificare un invio di personale, di polizia penitenziaria e non solo, che possa servire a riempire i ranghi in funzione di questo nuovo incremento dell'istituto di Sulmona, che è destinato ad essere un istituto di rilevante portata. La maggiore criticità, quella che più ci impressiona e che mi impressiona e che personalmente mi tocca, è quella che i detenuti, dalla voce dei detenuti si percepisce la carenza di impiego, di lavoro, l'aspetto trattamentale. Questo è l'aspetto che va incrementato e che deve fare i conti non soltanto con l'amministrazione che io rappresento e verso la quale stiamo dando tutte le possibilità che la stessa amministrazione e il Ministero consente, ma anche col territorio. È un territorio che deve farsi carico di avere un istituto di questa portata e deve offrirsi con occasioni di lavoro quanto più possibili. Con noi è stato e abbiamo voluto con noi il Garante, il quale si è proprio fatto parte attiva e anche diligente per promuovere un possibile accordo a più voci e a più parti, ma soprattutto con l'ente principale che è il Comune di Sulmona, per consentire a chi è in grado, perché c'è gente che qua ha mestiere, ha talenti, ha professioni nelle mani, mestieri tra le mani, di garantire un lavoro o qualcosa che possa consentire anche di guadagnare e dare alle famiglie e di vivere dignitosamente come la Costituzione richiede.